Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro John. Siamo ancora su Final Fantasy XVI e stiamo proseguendo il nostro elenco dei ricercati. Per cui, Nectar, aggiornaci pure. Dici chi manca sulla lista. Che me ne mancano due, se non sbaglio, per il momento. Esatto. Distruttore di mondi, grado S. Avviso urgente a tutti gli spezza maledizioni. A causa del ritrovamento di un gigante decaduto tra le rovine rosariane, che di recente erano oggetto delle nostre indagini, tutti i lavori nella regione devono essere sospesi con effetto immediato. Tutti i membri, inoltre, sono tenuti a non procedere oltre la porta del villaggio, così che la nostra presenza non desti l'eco. Nessun'altra azione potrà essere intrapresa senza l'esplicito consenso di Sid. Posizione non si sa, punto interrogativo. Quindi noi sappiamo che praticamente ci troviamo tra le rovine rosariane. Tutti i lavori della regione devono essere sospesi. Tutti i membri inoltre sono tenuti a non procedere oltre la porta del villaggio. Oltre la porta del villaggio. A me l'unico posto che mi viene in mente è questo. A Pozzo Orientale. Però Pozzo Orientale è stato buttato giù. Quindi potrebbe anche essere... Ah, oddio, le rovine rosariane. Porto i soldi, non me ne ricordo di rovine. Oddio, a me l'unica cosa che mi viene in mente è o Pozzo Orientale, però Pozzo Orientale c'è il bosco di mezzo. Dovrebbe essere in queste zone. Ecco, qui vedete, c'è questo spazio che potrebbe rappresentare l'area di... Potrebbe rappresentare l'area del boss fight. L'area da boss fight, in realtà. Allora, loro hanno detto il villaggio. Ritrovamento di un gigante decaduto tra le rovine rosariane. Tutti i membri inoltre sono tenuti a non procedere oltre la porta del villaggio. Oltre la porta del villaggio? Ma di quale villaggio? Perché qui ce ne sono un paio. Vedi, qui c'è anche il molo, in teoria, che è un villaggio. È vero che anche dopo il villaggio di Amber qua c'erano delle rovine. E c'erano anche delle creature collegate alle rovine. E quindi... non lo so. Qui è interessante perché si troverà o qua oppure non so dove. Quindi vediamo. Vado alla ricerca e ci vediamo dopo. Allora, dovremmo essere nella zona giusta in teoria. Anche se in realtà questa cittadina è disabitata. Questa cittadina è disabitata, però non lo so, le indicazioni parlavano di villaggio, di rovine rosariane. E sinceramente siamo nel continente di Rosaria, queste sono palesemente delle rovine. E poi, oh raga, cioè guardate, questa è l'arena di una boss fight, cioè palesemente deve essere per forza questo il luogo. Non ci credo che non sia questo. Infatti, mi sa che è quello il nostro amichetto. Eh sì, mi sa che è proprio lui. Eccolo, Atlas, grado S. Mamma che figo però. Fighissimo. Livello 45. Questa pare ancora in vita. Madonna mia. C'è il problema che però non si vede. Non riesco a vedere nulla. Ah,
se non riesco a fare parry preferisco parare. Facciamo attenzione. Aia. Cacchio. Questo sicuro mi spezza la guardia se... siamo lontani. Minchia, mi ha colpito lo stesso. Minchia, spezza la guardia questo. Preferisco parare. Ok. Giochiamo un po' più safe qua almeno. No. Ma perché? Scusami, perché non mi ha fatto la parata? Ok. Fortuna che la parata non mi fa, non mi fa perdere... Forse mi fa perdere... Forse me ne fa perdere un po' di HP. Non ci ho fatto caso in realtà se la parata... mi costa del sacrificio di HP. Qua spostiamoci. Siamo troppo lontani. Mamma mia, che battaglia bellissima, è incredibile. Così qua recuperiamo HP un po'. Approfittiamone. E sono le nostre uniche cure queste. Perché non voglio usare pozioni, non voglio usare nulla. Merda! Madonna, mi ero bloccato con la telecamera! Ok. Dai, 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 concentriamoci, focus. Ok, l'importante è stare vicino. Ok, preferisco parare. Ok, però non perdo HP parando. Questa è una cosa ottima. Molto, molto buona questa cosa. Ah, vero, questa spezza la guardia. Ora sto bene. Qui non voglio rischiare. Ok. Bellissimo. Madonna, 15.000 esperienza mi ha dato. Madonna mia. Vabbè, certo, era quasi 10 livelli sopra di me. Ferro dei decaduti e oricalco. Torna a dormire. Che figata. Che boss fight, ragazzi. Bellissima.
bellissima, bellissima. Comunque, detto questo, anche lui depennato dall'agenda, e quasi quasi mi sento anche in colpa di aver perso col budino dopo aver affrontato questo boss. Però vabbè, diciamo che il moveset di questo, essendo fisico, si adatta un po' di più ai miei counter, parry, contro parry, eccetera, eccetera. Il budino, essendo più magico, ho avuto difficoltà per quello. Però direi che ce la siamo cavata abbastanza bene. Detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.